Fa freddo ed è attesa anche una forte nevicata. Allora colleghiamoci subito in diretta con Luciano Piscaglia che si trova per noi alla stazione Cadorna. Luciano, qual è la situazione in questo momento? La situazione è in miglioramento rispetto ai giorni scorsi nella stazione ferroviaria di Cadorna, come in tutte le stazioni ferroviarie della regione, dove dal lunedì si registrano cancellazioni di treni e ritardi a causa del malfunzionamento del nuovo sistema informatizzato di programmazione e gestione dei turni del personale di Trenord, l'azienda che gestisce il traffico ferroviario regionale. Il malfunzionamento del sistema informatico ha causato nei giorni scorsi la cancellazione di centinaia di treni, 150 solo nella giornata di ieri, e ritardi fino a un'ora e mezza, con conseguente gravi disagi per i passeggeri, soprattutto per i pendolari, che sono tantissimi, che raggiungono Milano per motivi di studio e di lavoro quotidianamente. Per i ritardi e per i treni soppressi sono state ipotizzate anche forme collettive di risarcimento dei danni causati appunto ai viaggiatori in questi giorni. Oggi, come detto, la situazione è migliorata, i ritardi sono diminuiti come entità, i treni soppressi sono stati notevolmente di meno, solo alcune decine. La temperatura è molto bassa, il freddo è pungente, si attende la neve. Ascoltiamo alcuni viaggiatori intervistati poco fa qui alla stazione Cadorna, al termine della linea tornerà allo studio di Roma. Queste giornate come sono state? Guarda, è solo un disastro, ritardi, scioperi. Noi più paghiamo abbonamenti, paghiamo, quando poi abbiamo il servizio, zero. Non passano treni, passano in ritardo, non passano. Cioè, noi giustamente chiediamo un rimborso, se ce lo danno. Oggi com'è andata rispetto agli altri giorni? Adesso io aspetto il treno che parte, uno per Saronno. Se c'è, se parte in orario. Adesso un po' meglio, però i problemi ci sono ancora. Ancora stamattina a Varese c'erano dei treni soppressi per venire a Milano. Se il programma informatico che non funziona deve bloccare la circolazione, forse è meglio che tornino alle lavagne come si faceva una volta, almeno lì c'è più lavoro per la gente e non ci sono problemi di assegnazione. Ti ho appena visto che il mio treno è stato soppresso, quindi oggi sembra meglio a vedere il tabellone, però vabbè. Si spera che passi rapidamente. Fa male perché tutti i giorni, mattina e sera, sempre ritardi, parte un treno su due e di conseguenza disagi in continuazione per i pendolari. E da dove raggiungerli? Da Varedo. Arrivo a Milano tutti i giorni, e sia la mattina che alla sera, mediamente un quarto d'ora, 20 minuti quando va bene, 45 minuti o un'ora di ritardo quando va male.